parliamo di contemplazione. Mi trovavo in una comunità disabili, a me non piace definirla tanto così, in una casa famiglia con persone con disabilità, e nel momento del sparecchiare, sbarazzare la tavola, lavare i piatti, così, ho notato che c'era una ragazza che era rimasta da sola nel salotto e io non la conoscevo bene, non sapevo bene neanche come avvicinarla, e allora ho girato intorno a lei e mi sono seduto di fronte, ho girato la sua carrozzina, la sua sedia a rotelle verso di me, e lei nella sua postura è tutta rannicchiata su se stessa, difficilmente allunga le gambe, spesso le tiene raccolte così, e non parla, però ha uno sguardo molto intenso, anche se è difficile capire se vede, che cosa vede, cosa pensa, cosa passa nella sua anima. E però mi sembrava brutto che rimanesse lì da sola, senza che nessuno in quel momento la guardasse, e allora mi sono messo di fronte a lei, e quando mi sono trovato di fronte a lei è venuto spontaneo dire: beh, e adesso che si fa? Perché noi spesso rompiamo la preziosità di un silenzio con le nostre chiacchiere. E immediatamente mi è venuto in mente che questo è esattamente quello che tentiamo di fare quando ci poniamo in preghiera. Stare in silenzio davanti al Signore ci mette a disagio. Ci domandiamo subito: ma di che cosa devo dire? Che cosa devo dire? Di che cosa devo parlare? Mi sono fermato semplicemente in silenzio davanti a lei. Lei muoveva gli occhi, i nostri sguardi si incrociavano e aveva una mano alzata un poco così. E allora io mi sono avvicinato a lei e ho messo la mia mano sulla sua mano. E in quel momento mi è venuto in mente esattamente quando si sta davanti all'Eucaristia, la presenza reale. Noi insegniamo ai nostri bambini, e ce l'hanno insegnato fin da bambini, che quella è l'Eucaristia, quello è Gesù, quel pane è la presenza stessa di Dio. E in quel momento davanti a lei ho pensato la stessa cosa. Ha la possibilità di vedere in lei una presenza che è silenziosa esattamente come l'Eucaristia. Tu puoi parlare all'Eucaristia per ore e lei non ti risponderà, o perlomeno non risponde secondo quel principio di quelle parole che noi vorremmo sentire con le orecchie. Eppure è una presenza. Eppure chi, come me, conosce la preghiera dell'adorazione eucaristica sa anche quanto è potente e come agisce nell'intimità di volta in volta, di volta in volta. E io mi sono domandato se davvero nel mio cuore fossi capace di vedere in questa ragazza, in questa donna, la presenza reale di una persona viva e cosciente. La potenza di quel silenzio e di quello sguardo ha cambiato definitivamente il mio modo di stare davanti all'Eucaristia. Cioè, mentre ero davanti a lei, ho pensato all'Eucaristia,
Ma da quel giorno in poi la mia vita di preghiera davanti all'Eucaristia è cambiata completamente. Perché come lei non parlava e c'era, l'Eucaristia non parla e c'è. E quell'attimo di quel semplice contatto quasi sfiorato ha dichiarato a me e a lei che c'era una relazione. Lei non era da sola e io non ero da solo. Eravamo insieme. Proprio quella cosa che io ho sempre insegnato, forse senza capire pienamente, che l'ultimo passaggio dell'ingresso in preghiera, il quinto di quei passi di cui abbiamo parlato anche in un video, è proprio tu in me, io in te. Ecco, davanti al silenzio di questa meravigliosa creatura silenziosa, ho capito il potere, la potenza del silenzio dell'Eucaristia. Credetemi, Dio è molto più vicino e molto più presente a noi di quanto possiamo immaginarci. Buona giornata.